Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Oggi vi parlerò di una storia che secondo me vi farà scoppiare il cervello. È la storia del Mariner One. Prima di cominciare, se avete piacere, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che pubblicherò. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, dove farò delle storie con delle anticipazioni sui video che metto su questo canale. Adesso diamoci dentro. Il Mariner 1 fu una sonda che doveva andare su Venere. Perché ho detto doveva? È il motivo della storia. Dunque... aspetta, però intanto tocco questo che sto morendo di caldo. Ok, ci siamo. Dobbiamo fare un balzo indietro di qualche anno, nella fattispecie dobbiamo andare negli anni 60. Siamo in piena guerra fredda e tra gli altri motivi per cui gli Stati Uniti e il blocco sovietico si azzannavano a vicenda, c'era la corsa allo spazio. Il problema è che in quegli anni gli Stati Uniti, per quanto riguarda la corsa allo spazio, se la passavano malissima. I sovietici avevano mandato il primo satellite orbitale attorno alla Terra, hanno mandato anche il primo cane nello spazio, povera Laika. Hanno mandato, se non ricordo male, anche la prima donna nello spazio. E quindi agli Stati Uniti cosa restava? È andare a conquistare la Luna. E il problema c'è anche là. È vero che gli Stati Uniti alla fine andarono sulla Luna, però nel 59 già i sovietici avevano fatto quello che si chiama un flyby della Luna, cioè erano andati e tornati, però senza atterrare. Quindi gli Stati Uniti erano incazzati neri perché volevano anche loro affermarsi per quanto riguarda le missioni spaziali. Fino a quel momento stavano andando malissimo. E allora gli americani guardarono gli astri e hanno detto: cosa ci resta? Dove possiamo andare? Hanno scelto di andare su Venere. Prima di procedere con i dettagli della missione, devo dirvi una cosa. Quando si decide ad andare su un altro pianeta, Marte, Giove, in questo caso Venere, non è che dall'oggi a domani dicono che ci andiamo via. Non è che possono lanciare le sonde quando cazzo gli capita. Per motivi di orbite devono lanciare i razzi nel momento in cui le orbite tra la Terra e il pianeta in cui devono andare siano quanto più vicini possibili. E poiché la Terra gira intorno al Sole, anche Venere gira intorno al Sole. E se la Terra è qua, e qui c'è il Sole, e qui c'è Venere, la distanza è molto lunga, quindi bisogna aspettare un momento in cui le orbite dei due pianeti lo permettono. Perché vi ho detto ciò? Perché la finestra di lancio di sonde dalla Terra per Venere capita ogni 19 mesi. Una cosa che spesso non si sa, quando la NASA metti a punto dei satelliti o dei nuovi razzi, non è che viene costruito interamente dalla NASA. Ci sono tante aziende, e se non ricordo male anche la Boeing, quella che fa ieri, molto spesso viene coinvolta, che producono vari pezzi di un progetto molto più grande. Quindi la NASA contatta la Space Technology Laboratory, azienda che si occupa di ingegneria aerospaziale, e ha detto: ehi, noi fra 19 mesi vogliamo andare su Venere, ci fai una sonda? L'azienda ha detto: va bene, ve la facciamo noi. Quindi già a gennaio del 59 c'erano delle prime bozze basate su un altro progetto della NASA chiamato Pioneer. Tuttavia, il momento propizio del lancio della sonda era a giugno del 59. A gennaio avevano le bozze, quindi avevano qualche mese per mettere a punto questa nuova sonda, Mariner 1. Secondo voi, ci sono arrivati? Gli americani si incazzarono, mandarono a quel paese i tizi della Space Technology Laboratory perché avevano altri 19 mesi di tempo per mettere a punto una sonda. L'altro momento propizio capitava a febbraio del 61. Secondo voi gli americani ci avranno riprovato? Ma li faccio il piacere! Gli americani non fecero nulla. Ma chi fece qualcosa? I sovietici. I sovietici mandarono la sonda a Venere 1 e quindi voi potete pensare: e gli americani hanno perso anche Venere. No, gli americani sono stati fortunati, tra virgolette, perché i sovietici persero il segnale della sonda a Venere 1 poco prima che essa arrivasse su Venere. La telemetria dalla sonda a Venere 1 non arrivava più. Perché la sonda a Venere 1 ha smesso di funzionare?
Ovviamente non si sa bene il motivo di questo malfunzionamento delle comunicazioni, tuttavia si sospetta che sia dato da un riscaldamento da parte del Sole della componentistica della sonda. Ricordiamoci che Venere è molto più vicino al Sole rispetto alla Terra. E quindi anche la missione Venera 1 fu considerata un fallimento. Adesso che loro a febbraio del 61 ci avevano provato, parte la corsa di altri 19 mesi. Ovviamente gli americani vennero un mezzo infarto perché loro pensavano che avevano perso la corsa per Venere, quindi avevano un'altra finestra di 19 mesi per mettere a punto qualcosa. E hanno assunto una nuova azienda, la Jet Propulsion Laboratory, che hanno messo insieme la sonda Mariner 1 e la sua gemella Mariner 2. Il lancio previsto estate 1962. Ci saranno riusciti? Prima di andare a vedere se ci sono riusciti, vi faccio una piccola panoramica di quello che era la sonda. Era una sonda di forma esagonale, alta circa 4 metri e larga circa 5 metri, che poi, una volta giunta nello spazio, spiegava delle veli che la facevano diventare molto più larga. Queste veli erano semplicemente dei pannelli solari che serviva per alimentare tutta l'elettronica che serviva. Perché lo scopo di andare in un pianeta non è quello di andarci e tornare. Lo scopo è quello di raccogliere dei dati, quindi la sonda era munita di diversi strumenti di misurazione che adesso vi vado a leggere. Dunque, la sonda aveva uno strumento di misurazione della polvere stellare mediante un microfono a cristallo, aveva un rivelatore di protoni a bassa energia, che sono quelli che vengono emessi dal Sole durante un evento solare, un rivelatore di particelle cariche, un rivelatore di radiazioni, magnetometri per misurare i campi magnetici sia di Venere ma anche del Sole, radiometri a microonde per scansionare Venere da cima a fondo, sensori ottici a infrarosso per misurare la temperatura di Venere. Tutto questo alla modica cifra di 18 milioni di dollari. Però ricordiamoci che sono 18 milioni di dollari nel 60. Io mi sono fatto il conto utilizzando un sito che riesce a ricalcolare il valore del denaro in molte valute, tra cui il dollaro, e ad oggi sarebbero qualcosa come 150 milioni di dollari. E il Mariner 1 venne lanciato il 21 luglio del 1962. Ora arriviamo al motivo per cui sto facendo questo video. La mia domanda è: quanto tempo sarà durata la missione del Mariner 1? È durata 4 minuti e 53 secondi. Cosa si può fare in 4 minuti e 53 secondi? Da quel che so, manco in orbita arriva. Praticamente la NASA ha dovuto annullare il volo e farlo esplodere. Il Mariner 1 si trovava all'interno di un razzo chiamato Atlas Agena, che dopo poco il lancio iniziò ad avere una traiettoria non corretta. Non è che la NASA è stupida, nel senso che non è che loro lanciano un razzo col pilota automatico. Loro da terra possono riuscire a mandare delle correzioni di rotta. E fu il problema delle correzioni di rotta, a causa di un bug, a far andare tutto a quel paese. Dunque, ricapitoliamo. Il razzo stava andando male. Loro mandano delle correzioni di rotta da terra. Le correzioni di rotta, a causa di un bug, fa peggiorare la situazione. Quindi qualcuno ha premuto il tasto rosso e ha fatto esplodere tutto. Cosa è andato storto? C'era un bug nel codice, c'erano diverse equazioni, dunque tra le varie variabili ci stava una variabile R e poi c'era una variabile R bara. La R bara partiva dall'altra variabile e ne calcolava una media. Ora, questa è una cosa molto standard perché quando si leggono dei dati dei sensori sono sempre rumorosi. Quindi se tu vai a prendere quei picchi che non fanno bene per niente, puoi avere dei problemi. Quindi quello che si fa è quello di prendere una piccola finestra, come vi sto facendo vedere in questa simulazione, e calcoli una media. Come vedete, il grafico così è molto più sinuoso, non ha questi picchi e radici. Perché vi ho detto della variabile R e la variabile R? Bisognava utilizzare la variabile R con la barretta, perché è quella mediata, quella più sinuosa, quella più bella, e non quella con i dati, diciamo, non puliti. Fu utilizzata una variabile sbagliata, cioè quella senza barretta, e quindi questa mancanza della bara causò un danno di 18 milioni di dollari. I programmatori comunque si difesero perché loro hanno detto: sì, noi abbiamo sbagliato, però noi abbiamo semplicemente applicato le equazioni che ci avevano dato. Qualcuno, chi ha fatto quell'equazione, si dimenticò di mettere la barretta, quindi loro, i programmatori, dicono che in questa equazione devo utilizzare la variabile R invece di R barata. Uso R, mi sta dando questa, e quelli hanno programmato così. Una volta trovato il bug, loro l'hanno sistemato perché, come vi dicevo poco fa, ne hanno fatte due di sonde. L'hanno rispedita nell'agosto del 62
diventando così la prima sonda a volare sopra i cieli di Venere. Benissimo, pinguini. Prima di tutto io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e se questo video vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un like e magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, conoscevate questa storia? Vi è piaciuta? O se volete altre storie dell'informatica fatemelo sapere. E quindi ci vediamo col prossimo video. Ciao!